Buonasera. Una piccola premessa. Questa sera il Cantafaber è dedicato a due persone che hanno fatto molto per noi. Dipende dal noi come lo intendiamo, perché c'è un noi che è la grande società del mondo, e allora dedichiamo il Cantafaber al dottor Gino Strada. E poi c'è un nome più piccolo, un noi rivolto alla comunità di Monselice, che ha perso una delle sue persone migliori, don Sandro Panizzolo. Ed ora cominciamo. Questa sera torniamo a parlare di Fabrizio De André, che se ne andò purtroppo presto l'11 gennaio 1999. Quel che ha lasciato si è rivelato immediatamente come un patrimonio artistico e culturale di prima grandezza. Artistico perché musicale, artistico perché letterario. Oggi Faber, come lo chiamano ancora ora i suoi tanti appassionati, Faber è considerato soprattutto un poeta. I suoi testi possono tranquillamente essere commentati e studiati a scuola. Le sue musiche, bene o male, le conosciamo tutti. Il patrimonio è enorme, nonostante la vita non lunga di Fabrizio De André. Ci sono titoli come La guerra di Piero, La canzone di Marinella, Bocca di Rosa, L'amico fragile, Giugno 73, Il testamento di Tito, che sono opera in toto di Fabrizio, cioè scritte nel testo e nelle musiche da lui medesimo. Ma ci sono anche opere altrettanto importanti e decisive nella parabola artistica di De André, che sono state scritte e composte a quattro mani. Le collaborazioni che ebbe non sono molte, ma sono nomi scelti particolarmente importanti, di grande rilievo, che sono stati eletti per affinità con Fabrizio. Se vogliamo ricordarli, sono De Gregori, che pubblicò negli anni 70 un album famoso, il famoso volume 8. Il cantante e cantautore Massimo Bubola, col quale uscirono album fondamentali come Rimini negli anni 70 e L'Indiano nell'81. E poi il polistrumentista, membro fondatore della premiata Forneria Marconi, Mauro Pagani, che è coautore di uno degli album più importanti di Fabrizio De André, che è Creusa de Ma, cantato interamente in genovese. E poi Le nuvole di alcuni anni successivi. Per ultimo dobbiamo ricordare nelle collaborazioni Ivano Fossati, altro grande, importantissimo cantautore genovese, che condivise con De André la sua ultima fatica nel 96 con la pubblicazione di Anime Salve. I testimoni di questo enorme lascito sono quelli come noi tre. Sono le tribute band, che sono numerose e che continuano a perpetrare nel tempo la tradizione, perché ormai è diventata una tradizione, di De André, riproponendolo a tutti quelli che lo ricordano o che vogliono imparare chi è stato. Tutti, spero almeno,
chi più chi meno sappiamo canticchiare quando qualcuno come noi vi propone i capolavori di De André, sanno, ripeto, canticchiare i versi di quelle poesie. Sono poesie che raccontano situazioni e persone, e quindi profili o anche eventi, in cui l'autore si pone sempre a fianco del soggetto, sia esso una persona, sia esso un evento tragico che in qualche modo l'autore è chiamato a commentare. Si pone di fianco, con discrezione, ma con chiarezza, mettendo sempre chiaramente davanti agli ascoltatori il suo pensiero, che è quello solidamente antimilitarista di un anarchico individualista vero. Accanto a temi politici o di carattere etico, ci sono poi anche numerose storie di amore, storie di tradimenti. Ci sono storie che raccontano che cos'è la faida, storie di impiegati che diventano qualcosa di simile a un criminale in nome della carriera, ottici, blasfemi, magistrati indegni. E la vicenda, la più bella, quella di chi ha predicato il bene, la tolleranza, il timore di Dio, 2000 anni fa. Per aiutarne la memoria, ci sono nelle librerie specializzate una quantità di canzonieri che ancora oggi invogliano chi appena ne è capace di fare quello che si fa qui, prendere una chitarra in mano e provare a cantare, per fare in modo che rinasca quell'emozione che c'è tra chi canta e chi ascolta, perché quel che viene cantato ed ascoltato è condiviso. Noi tre siamo qui proprio per trovare le parole più idonee per far conoscere e proporre a chi ancora non lo conoscesse il testamento di questo grande artista, che è oramai certo è stato il più grande cantautore dell'intera storia della musica italiana. Lo facciamo nella speranza che anche altri, come noi, quando noi dovremo pensare ad altro, sappiano prendere in mano il testimone e portare avanti il nostro discorso. Buon ascolto. Grazie. Questa sera abbiamo lasciato da parte la storia di De André come l'abbiamo sempre raccontata, con una cronologia dal primo disco all'ultimo, raccontando nel mezzo le vicende che l'hanno costellata. Questa sera ci muoveremo per gruppi tematici, tanto la storia di De André viene fuori lo stesso, perché De André parlava di sé, non parlava di altri, e la sua storia l'ha scritta in musica con le sue canzoni. Avremo un gruppo, un primo gruppo di composizioni degli inizi, con alcuni ritratti soprattutto di donna che ancora oggi tutti ricordano. Poi, dopo gli albori, racconteremo la religione, la scoperta della religione attraverso i Vangeli, soprattutto quelli apocrifi. Poi avremo Genova e la sua lingua.
avremo un'avventura letteraria americana importante con la lettura, la rilettura dello Spoon River di Edgar Lee Masters. Poi avremo Gli anni di piombo con la storia di Impiegati e Bombaroli. Poi avremo Storia d'amore e Georges Brassens, che è stato il riferimento musicale di De André dalle origini. Avremo inoltre Gli spiriti solitari, cioè di come si vive in solitudine e meditazione, che è l'ultima fatica di De André con Ivano Fossati. E infine parleremo qua e là, dove se ne presenterà l'occasione, delle collaborazioni, cioè quei testi e quelle musiche che non sono completamente di Fabrizio De André, ma anche di grandi suoi collaboratori. E allora partiamo. Gli albori di De André sono fatti di uno studente molto dotato dal punto di vista musicale, che però operava in campo musicale come un dilettante. La vera grande notorietà avvenne quando Mina, la grande cantante, decise di pubblicare un 45 giri che poi venne ripreso anche su un long playing, che vendette molto e che convinse, con i proventi ricavati, De André di proseguire come musicista professionista. Il brano è la storia di una ragazza che muore accidentalmente annegata, cadendo in un fosso, tratta da una vicenda di cronaca nera. Nella realtà si trattava di una povera prostituta morta annegata, che De André con la sua fantasia rielaborò, facendolo diventare un incidente durante il ritorno da un incontro con una persona amata. È la canzone di Marinella. Thank you.
ritornavi. E il fiume chissà come scivolavi. E lui che non ti volle creder morta. Bussò cent'anni ancora alla tua porta. E come tutte le più belle cose, vivesti solo un giorno come le rose. E come tutte le più belle cose. Vivesti solo un giorno. È tastiera, tastiera sbassa, mi ha preso bellissima e a chitarra. Tutto, sbassa tutto. Vado? Vai, vai. Nel 1977 De André prese a collaborare con un importantissimo, almeno per lui, autore, Massimo Bubola. Dalle loro fatiche nacque l'album Rimini, che fu pubblicato l'anno dopo, nel 78, il quale contiene alcuni ritratti, un po' come Marinella e un po' come altri, ben disegnati. Il più originale è il ritratto di Andrea, uno dei tanti, dei milioni di giovani che partirono per la prima guerra mondiale e non fecero ritorno. Andrea. Dalla mitraglia.
bosco, contadino d'Arpegno, profilo francese, occhi di bosco, soldato del regno, profilo francese. E Andrea l'ha perso, ha perso l'amore, la perla più rara. E Andrea in bocca, ha in bocca un dolore, la perla più scura. Raccoglieva violette ai bordi del pozzo. Andrea gettava riccioli neri nel cerchio del pozzo. Il secchio gli disse signore, il pozzo è profondo, del fondo degli occhi, della notte del pianto. Lui disse mi basta che sia più profondo di me. Lui disse mi basta che sia più profondo di me. Tastiera un po', ma poco. È la tastiera un po' più alta. Mi ha mangiato un po' di pezzo, ho mangiato metà pizza. No, è la prima volta che mi piace. Sempre nell'ambito dei ritratti al femminile, nel medesimo album di Andrea, l'album Rimini, fatto con Massimo Bobola, c'è un ritratto al femminile che ha per titolo Sally. Ma Sally non è la protagonista del pezzo. Sally è colei che indica la strada al protagonista per prendere la via della vita girovaga, senza meta e senza residenza, dei rom. E in questa specie di viaggio che la protagonista compie, sulla spinta di Sally, avviene un'evocazione letteraria di personaggi immaginari, come per esempio quello mutuato dai 100 anni di solitudine di Gabriel García Márquez, che è Pilar, la drogata morta di overdose che la protagonista incontrerà. E dunque, Sally. Mi disse, non devi
giocare con gli zingari nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, divenne sale con un tamburello, ma il bosco era scuro, l'erba già alta, dite a mia madre che non tornerò. Verso il mare, senza barche per traversare, spesi 100 lire per un pesciolino d'oro. Andai verso il mare, senza barche per attraversare, spesi 100 lire per un pesciolino cieco. Mi montai sulla groppa e sparì un baleno, andate a dire a Sally che non tornerò. Mi montai sulla groppa e sparì un momento, dite a mia madre che non tornerò. Dei meli, bocca sporca di mirtilli, con coltello in mezzo ai semi. Mi svegliai sulla quercia, l'assassino era fuggito, dite al pesciolino che non tornerò. Mi guardai nello stagno, l'assassino s'era già lavato, dite a mia madre che non tornerò. Bruciavano copertoni, sdraiato sotto il ponte si adorava il re dei topi, sulla strada le sue bambole adescavano i signori, mi parlò sulla bocca, mi donò un braccialetto, dite alla quercia che non tornerò, mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò. Disse non devi giocare con gli zingari nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, li venne salì con un tamburello. Grazie. Proseguiamo con i ritratti, con un ritratto al femminile degli anni 60, quindi dei primi anni di De André. È un ritratto carico di ironia, perché parla di una donna molto disinvolta nei costumi, che però non è definibile come prostituta, perché lei, parole di De André, non lo fa per mestiere, lo fa perché gli piace. Questa signora
evidentemente molto avvenente, arriva in un paesino, fate conto Arquà, che si chiama Sant'Ilario, chi è stato a Genova lo ha sicuramente visto perché è proprio sopra, abbarbicato sulla collina sopra Genova Nervi, ed è un paesino di qualche migliaio di persone. Una persona del genere non può non diventare il centro delle attenzioni, e un po' lo diventa per le sue virtù, un po' lo diventa per l'invidia della concorrenza. Per cui alla fine, dopo essere stata letteralmente maledetta e bandita dal paese, quando deve ritornare a grande, a furor di popolo, viene quasi portata in trionfo. È la storia di Bocca di Rosa. Bocca di rosa metteva l'amore, la chiamavano Bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scese alla stazione, nel paesino di Sant'Ilario, tutti si accorse con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore non fa per noia, chi se lo sceglie per professione, Bocca di rosa nell'uno o nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza da gara se il concupito ha il cuore libero oppure moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di rosa si tirò addosso e la funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari di un paesino non brillano certo di iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'inventiva. Gente dei buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dei buoni consigli sono un po' più dare cattivo esempio. Una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza bivogli, si prega e briga di certo il gusto di dare il tutto il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, da posto fuoco al valore argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelli andarono al commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa c'è troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non qua nessuno in alto uniforme, l'accompagnarono il primo treno. C'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi, cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco, porto l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera, diceva addio, Bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'alto scocca, vola veloce di bocca in bocca. E la stazione successiva, molto più gente di cui quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila, e Bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro, l'amor profano. Gli anni di De André alle origini, quando non era ancora arrivato il successo di Marinella e quando lui stesso dubitava fortemente di diventare un cantautore come poi è diventato, erano gli anni 60, ma i primi anni 60.
Ed erano anni in cui le canzoni erano più o meno fatte, quelle almeno composte qui in Italia, allo stesso modo. Parlavano di amori, spesso tristi, qualche volta un po' allegri, ma non parlavano d'altro. La canzone che sentiremo invece parla di guerra. E in quegli anni parlare di guerra e dire apertamente che le guerre sono delle immense sciocchezze era del tutto inusuale ed era pure visto male. La storia che De André decide di raccontare è quella di un poveraccio, come tutti quelli che vanno a fare la guerra, che finisce ucciso da un nemico che ha quasi la stessa faccia del protagonista, una divisa diversa, e che trova il tempo di sparare prima che possa difendersi. Una storia che non è estranea alle vicende familiari di De André, perché pochi anni prima era tornato dalla campagna di Russia uno zio di Fabrizio De André, che aveva quindi avuto tutto il tempo di raccontare gli obbrobri che la nostra Armir aveva dovuto soffrire ed affrontare nella campagna di Russia. La guerra di Piero. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde della torrente voglio che scende luce agentati, noi più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era l'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo disti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcare la frontiera, in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalla, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico amore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue, cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli spara il fronte nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chiedere perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto troppo coraggio. Ninetta bella dritto l'inferno, avrebbe ferito andarci d'inverno. Mentre il grano ti stava a sentire, dentro le mani stringevi un fucile, dentro la bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Grazie.
Il De André prima maniera, di cui abbiamo sentito un esempio preclaro, predilige in genere proporre composizioni tutte sue, cioè parole e musica. Tra le prime eccezioni però c'è una ballata inglese antica del 500. È una ballata anglosassone che viene tradotta con l'aiuto di quella che allora era la sua insegnante d'inglese, una certa Maureen Ricks, che avendo anche una discreta voce fu invitata negli studi di registrazione per cantare insieme ad André Jordi. Attraversavo London Bridge, un giorno senza sole, vidi una donna pianger d'amore, piangeva per il suo Jordi. Impiccheranno Jordi con una corda d'oro, è un privilegio raro. Rubò 6 cervi nel campo del re, vendendoli per denaro. Sellate il suo cavallo dalla bianca criniera, sellate lei il suo pony, cavalcherà fino a Londra stasera ad implorare per Jordi. Jordi non rubò mai neppure per me un frutto, un fiore raro. Rubò 6 cervi nel parco del re, vendendoli per denaro. Salvate le sue labbra, salvate il suo sorriso, non ha 20 anni ancora. Cadrà l'inverno anche sopra il suo viso, potrete impiccarlo allora. Salvare, anche se piangeranno con te, la legge non può cambiare. Così lo impiccheranno con una corda d'oro, è un privilegio raro. Rubò 6 cervi nel parco del re, vendendoli per denaro. Rubò 6 cervi nel parco del re, vendendoli per denaro. Grazie. Microfono? C'è un bottone da... Tiralo su, è lì proprio... Sotto, 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 è là. Tiro su. Ah, signore benedetto. Forse solo con i megafoni ne usciamo. Adesso va. Alleluia. Viene giusta perché nel 68, dopo questo genere di Fabrizio De André, c'è una svolta. De André
si dedica alla lettura e alla riscoperta delle sacre scritture, segnatamente dei Vangeli e in particolare dei Vangeli apocrifi. Ne viene fuori una serie di composizioni, tra le quali si evidenzia un ritratto delicato e molto partecipato di Maria. L'LP nel quale compare è La Buona Novella. La composizione è Il Sogno di Maria. Posasti le dita all'orlo del
la sua fronte, i vecchi quando accarezzano, hanno il timore di fare troppo forte. Grazie. E ora cambiamo tema. Ora viene Genova, la patria che ha dato i natali a De André e a tanti altri, con la sua così caratteristica e difficile parlata. Non è il primo esempio, quello che sentiremo ora, di musiche dialettali genovese cantate da De André, ma è il più singolare, perché anziché parlare delle storie o dei temi prediletti da De André, parla di mangiare e parla di una specialità ligure genovese che non è molto nota, a dire la verità. È una tasca di vitello, di guancia di vitello, cucita fino ad essere sigillata e riempita con uova, formaggio, cervello, straccetti di vitello, piselli, verdure tritate e chi più ne ha più ne metta. La peculiarità della cima, che viene sottolineata da De André, è la bollitura, che è difficile, perché il ripieno, che vi ho elencato, ha il brutto vizio di gonfiarsi. E se non si sa trattare la cima, durante la bollitura, il vitello esplode e l'esplosione provoca la perdita della bontà del prodotto. Difatti i diavoli, quelli che sentirete Francesco chiamare i diai, diavoli uscite dalla pentola praticamente, vuol proprio dire che il cuoco tribola a dover stare attento a che la cima non esploda, aiutando la cima a svaporare con un ago da calza e punzecchiandolo in modo che il prodotto possa sfiatare. A cima, cioè in genovese, la cima. E se c'è qualche genovese qui, sa, qui in pubblico, perdonatemi. Thank you.
Città, Genova, negli anni 60 era una popolosa e cosmopolita città di porto con una tradizione antichissima che si portava dietro nelle vestigia delle strutture che la caratterizzano ancora oggi. Come tutte le città antiche, Genova è una città con le mura attraverso le quali si accede al vecchio centro storico che è addossato al porto antico, dove i velieri nei secoli caricavano e scaricavano le merci partenti e provenienti da tutto il Mediterraneo. Da una di queste porte, quella più occidentale, che è una porta molto caratteristica ed è una delle porte più vistose della cinta muraria di Genova, perché ha due torri merlate. Bene, da una di queste porte, nota come Porta dei Vacca, parte una piccola via, non più larga di 6 metri, col fondo di sassi lisci, che prima sale e poi scende e va verso il porto antico nella piazza che si chiama di Caricamento, e si intuisce perché si chiama così. In questa via, che è popolata in genere vuoi da prostitute, vuoi da contrabbandieri che vendono sigarette, almeno ai tempi in cui ci andava chi vi sta parlando, in questa via era facile trovare incontrare Fabrizio De André, perché c'era un negozio musicale
un certo negozio chiamato Salvarani, proprio sotto Porta dei Vacca, dove De André andava a provare le chitarre, a sentire musica, a procurarsi gli spartiti, come faceva gran parte dei genovesi che allora imbracciavano una chitarra e provavano a cantare o suonare qualcosa. Questa via è stata eternata da De André ed è Via del Campo. Gli occhi grandi, color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa dose. Via del campo c'è una bambina, con le labbra color rugiada, gli occhi grigi come la strada, nascon fiori dove cammina. Via del campo c'è una puttana, gli occhi grandi, color di foglia, se di amarla ti vien la voglia, basta prenderla per la mano e ti sembra di andar lontano. Lei ti guarda con un sorriso, non credevi che il paradiso fosse solo lì al primo piano. Via del campo ci va un illuso a pregarla di maritare, a vederla salire le scale fino a quando il balcone è chiuso. Ama e ridi se amor risponde, piangi forte se non ti sente, dai diamanti non nasce niente, dalle dame nascono i fiori, dai diamanti non nasce niente, dalle dame nascono i fiori. Torniamo all'incomprensibile lingua genovese. Nell'84, con la collaborazione di Mauro Pagani, polistrumentista illustre, nasce uno dei CD più importanti dell'intera parabola artistica di Fabrizio De André, ed è Creusa de Mar. Cosa vuol dire Creusa de Mar? Immaginate una cittadina qualsiasi della riviera, tutte più o meno, salvo qualche rarissima eccezione, sono sotto i monti, e i monti arrivano quasi a strapiombo sul mare, addirittura qualcuno è nel mare monte direttamente, oppure ci sono scogli irti dritti con una pendenza infame, quasi 90 gradi. Per salire dalle spiagge ai paesi, che sono quasi tutti invariabilmente in alto, chi ha visto anche una semplice cartolina delle Cinque Terre può benissimo ricordare e capire quello di cui sto parlando, per salire a questi paesi dalle spiagge, dagli approdi, ci sono delle stradine strette, erte, faticosissime, tutte interrate di sassi, infami da percorrere, sia a scendere che a salire, perché spezzano letteralmente le gambe.
e queste stradine sono le Creuse de Mar, le stradine che scendono al mare, in dialetto genovese. Bene, immaginate che dopo una nottata di tempo orrendo, l'equipaggio di un peschereccio di un bel po' di anni fa sia approdato, che i pescatori siano scesi stanchi, distrutti dalla nottata e abbiano voglia di tornarsene su in paese, in un'osteria, dove troveranno vino buono da mangiare e belle ragazze che gli faranno compagnia. Questa è la vicenda narrata nella Creuse de Mar. Cose che dai a, cose da bere, cose da mangiare, frittura de pigne, gianco da portofin, cervelle de bere, in un magico vin, lasagne da fidia, i quattro tucchi, pacio vinagro dolce delle bre de cu, e anda meu e anda meu. Meu é andaio.
Sa barca dovinghe naveghemo sci scoggi, emigranti duri qui ciò in tiuggi, fin con matti in crescia da pua e lura coggi, freddi gannon fani ed effigio, ma canda corda e massa ed egua ed essa, cane liga e ne portem de ne creuse de ma, e anda meu, e anda meu. Grazie. Non si sente, non si sente niente, cioè, no, 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 quella è qua, eh. Questa? E basta tutte queste. Un'altra canzone solo da fare con questa. Un'altra canzone da fare. Ma perché non te dici? No, la terza. Terza. Ma da fuori si sente? Andiamo avanti. Allora se sentite fuori siamo a posto, anche se lo sentiamo lì. Ok, dai, va bene, dai. E capiamo guardandoci. Non ci sono io adesso. Manca il microfono del mio collega. Vado. Boh. Sidone è un'antica città della Fenicia, 3.000 e più anni fa. In genovese Sidone diventa Sidun. De André si ispira a Sidone in un modo del tutto singolare e in una circostanza drammatica che penso venga illustrata perfettamente dallo stesso De André con una presentazione che merita di essere letta parola per parola. Sidone, in genovese Sidun, è la città libanese che ci ha regalato, oltre all'uso delle lettere dell'alfabeto, anche l'invenzione del vetro. Me la sono immaginata, dice De André, dopo l'attacco subito dalle truppe del generale Sharon nell'82. Me la sono immaginata come un uomo arabo di mezza età, sporco, disperato, sicuramente povero, che tiene in braccio il proprio figlio, macinato dai cingoli di un carro armato israeliano.
un grumo di sangue, orecchie e denti da latte. Ancora poco prima, labbra grosse al sole, tumore dolce e benigno di sua madre, forse unica sua insostenibile ricchezza. La piccola morte, a cui accenno nel finale di questo canto, non va semplicemente confusa con la morte di un piccolo bambino, bensì va metaforicamente intesa come la fine civile e culturale di un piccolo paese, il Libano, la Fenicia, che nella sua discrezione è stata forse la più grande nutrice della civiltà mediterranea. Sidù.
Grazie. Cito ancora parole testuali di De André. Quando un navigante abbandona la banchina del porto della città in cui vive, arriva il momento di distacco dalla sicurezza, dalla certezza, sottospecie magari di una moglie, custode del talamo nuziale, agitante un fazzoletto chiaro e lacrimato dalla riva. Il distacco dal pezzetto di giardino, dall'albero di limone e, se il navigante parte da Genova, sicuramente dal vaso di basilico piantato sul balcone. È un momento sottilmente drammatico, un momento che si vive come accecati dal controsole e che suscita la nostalgia nel momento stesso in cui l'imbarcato fa l'inventario del suo baule, preparato lì dalla moglie. 3 camicie di velluto, 2 coperte, il mandolino e un piccolo calamaio di legno duro. Della compagna resta al marinaio soltanto una foto di quando lei era ragazza. Una fotografia sbiadita in fondo ad un berretto nero per poter baciare ancora Genova sull'immagine di una bocca che io definisco in naftalina. Da a me riva, che tradotto in italiano è dalla mia sponda. Da a me riva. Thank you.
Grazie. Lasciamo il genovese con la sua durissima comprensione. E fatica anche farlo. E fatica dei poveri diavoli che devono cantarselo. E passiamo ad un altro tema che per De André è stato culturalmente fondamentale. Fu la lettura di una raccolta di poesie del poeta americano, nordamericano Edgar Lee Masters, l'antologia dello Spoon River dell'Ottocento. De André fu affascinato da queste composizioni di personaggi per solito maledetti, ma fu affascinato soprattutto per la potente traduzione che ne diede una grande traduttrice di letteratura americana che gli fu amica. Parlo di Fernanda Pivano. E tra le composizioni che ispirarono De André ce n'è una che è molto originale anche per il tema che tratta, che è un tema a ben vedere di carattere filosofico. È la storia di un uomo che viene condannato dalla società bacchettona per aver avuto il coraggio di sostenere pubblicamente che Dio ha ridotto l'uomo a morire e ad avere un'esistenza breve solo perché l'uomo ha voluto sapere dell'esistenza del male ed ha voluto avere spiegazioni di come è nato il male nel mondo. È la storia di un blasfemo.
Grazie. La canzone che avete appena ascoltato, come quella che segue, fanno parte di un LP storico di De André, che ha per titolo Non al denaro, non all'amore, né al cielo, che fu pubblicato nel ormai lontano 1971. Nella stessa raccolta, il brano conclusivo dipinge un ritratto di un musicista in cui non è difficile trovare i tratti distintivi dello stesso De André. Ci sono dei versi in particolare che De André riprenderà in una sua grande composizione che venne dopo e che è Amico Fragile. I versi in cui si sente che De André parla di sé sono proprio questi. E poi, se la gente sa, e la gente lo sa, che sai suonare, suonare ti tocca per tutta la vita e ti piace lasciarti ascoltare. È il suonatore Jones.
grazie. Dopo l'avventura letteraria dello Spoon River, apriamo un nuovo capitolo, che è un capitolo che direttamente e indirettamente parla degli anni di piombo in Italia, gli anni 80, 70, 80. L'abbiamo chiamato Storie di impiegati bombaroli. L'album che è il simbolo di questo periodo è La storia di un impiegato, che è del 73, ed ha un pezzo chiave molto crudo, duro, terribilmente duro, e non poteva che essere così visto il tema. È la storia di un uomo comune che decide di vendersi al potere praticamente per fare carriera. Chiede di poter accedere ai sogni che non fanno dormire. E i sogni che non fanno dormire sono gli ideali o le mete della vita. Ottiene dal potere, che è rappresentato dalla figura del giudice, di poter fare strada, e alla fine ci riesce immaginandosi, sognando di essere su un ponte dove chi gli sta impartendo lezioni di potere gli spiega che sotto passano navi piccole e grandi. Le grandi è meglio lasciarle perdere, perché le navi grosse sanno bene dove andare e non hanno bisogno di lezioni, come effettivamente è nella vita. Le navi piccole invece vanno irreggimentate, messe in fila, e se possibile deve essere impedito di farle pensare, in modo che vadano sempre per quella strada che viene loro indicata. Bene, quest'uomo alla fine si sveglia dal sogno, sogno di potere, capisce che la sua vita alla fine, pur essendo arrivato al successo ed essendo arrivato persino a sopprimere la figura del padre per prenderne il posto, bene, la vita è un fallimento. Perché? Perché è un povero uomo, perché ha una moglie che lo tradisce, perché ha un figlio che si droga disperatamente, perché la sua vita non ha significato. Maledice la figura che lo aveva messo sulla strada del potere e alla fine promette di ricominciare, di ripartire da zero. È la canzone del padre. Un
ucciso in un sogno precedente, il tribunale mi ha dato fiducia, assoluzione delitto, lo stesso movente. E ho aperto figlio della bandaia, compagno di scuola, preferisce imparare a contare sulle antenne dei grilli, non usa mai voglia e sapore per giocare, seppelliva sua madre in un cimitero di lavatrici, avvolta in un lenzuolo quasi come gli eroi, si ferma un attimo per suggerire a Dio di continuare a farsi i fatti suoi. E scappò via con la paura di arrugginire, il giornale di ieri lo dà molto arrugginito, i becchini ne raccolgono spesso, la gente che si lascia piovere addosso. Distanze, non ci sono paure, ma ogni notte lei mi si arrende più tardi, vengono uomini, ce n'è uno più magro, ha una valigia e due passaporti, lei ha gli occhi di una donna che pago, commissario io ti pago per questo, lei ha gli occhi di una donna che è mia. L'uomo magro ha le mani occupate, la valigia di ciondoli e un foglio di miele. Non ha più la faccia del suo primo hashish e il mio ultimo figlio, il meno voluto, a pochi stracci dove inciampare, non gli importa di alzarsi quando è caduto, e i miei alibi prendono fuoco, il gottuso ancora da autenticare, adesso le fiamme mi avvolgono il letto, questi sogni che non fanno svegliare, vostro onore sei un figlio di Troia, mi sveglio ancora e mi sveglio sudato, ora aspettami fuori dal sogno, ci vedremo davvero. Comincio da capo. Grazie. Altro tema, l'amore, l'amore per le donne. E il primo esempio lo faremo attraverso l'artista, il compositore, musicista, cantautore che maggiormente ha influito sulla formazione culturale e musicale di De André, che è il belga Georges Brassens. Lo conobbe da alcuni dischi che il padre, che andava spesso all'estero, portava a casa, e fu naturalmente una folgorazione. C'è una composizione che è palesemente ispirata a Brassens, è una lunga citazione, in cui l'amore viene visto come occasione mancata, in cui l'autore rammenta o cerca di rammentare tutte le persone che nella vita abbiamo accidentalmente incontrato,
che avrebbero potuto costituire un'occasione splendida di incontro, ma che per qualsiasi ragione, per qualsiasi motivo, per qualsiasi fatalità non lo sono stato. È la composizione Le Passanti. Io dedico questa canzone ad ogni donna pensata come amore, in un attimo di libertà, a quella conosciuta appena, non c'era tempo e valeva la pena di perderci un secolo in più, a quella quasi da immaginare, tanto di fretta l'hai vista passare dal balcone a un segreto più in là, e ti piace ricordarne il sorriso che non ti ha fatto e che tu ne hai deciso in un vuoto di felicità. Alla compagna di viaggio, i suoi occhi e il più bel paesaggio fa sembrare più corto il cammino, e magari sei l'unico a capirla e la fai scendere senza seguirla, senza averle sfiorato la mano. A quelle che si sono già prese e che vivendo delle ore deluse con un uomo ormai troppo cambiato, che hanno lasciato inutile pazzia vedere il fondo della malinconia di un avvenire disperato. Immagini care per qualche istante, sarete presto una folla distante, scavalcata da un ricordo più vicino. Per poco che la felicità ritorni, è molto raro che ci si ricordi degli episodi del cammino. Ma se la vita smette di aiutarti, è più difficile dimenticarti di quelle felicità intraviste, dei baci che non si è osato dare, delle occasioni lasciate ad aspettare, degli occhi mai più rivisti. Allora nei momenti di solitudine, quando l'impianto diventa abitudine, una maniera di viversi insieme, si piangono le labbra assenti di tutte le belle passanti che non sono riusciti a trattenere. Grazie. È il De Andrea giovane del primo periodo, quello che parla più spesso di amore, ma ne parla quasi sempre in maniera disincantata, con la consapevolezza che si tratta pur sempre di episodi nella vita che scoccano la scintilla, sviluppano il fuoco dell'amore e poi si esauriscono. Una delle composizioni che più evidentemente raffigurano questa concezione dell'amore è Amore che vieni, amore che vai.
Sullo stesso argomento e dicendo più o meno le stesse cose, c'è una lunga aria dal termine barocco antico, che diventa canzone in De André, ispirata, e questo spiega perché ho usato il termine aria, ad un concerto barocco del grande musicista tedesco Georg Philipp Telemann. È un concerto per tromba che nelle mani di De André diventa la canzone dell'amore perduto. Sfociavano le viole
siti al sole di un aprile ormai lontano e rimpiangerò. Ma sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato, per un amore. Dunque. Spiriti solitari, anime salve. Togliamo via la 19 e la 20. 19 e la 20. Allora, anime salve va via. E disamistade va via. Dobbiamo tagliare qualcosa perché è troppo tardi. Facciamo tardi. Allora, uno dei momenti chiave dell'intera esistenza di De André fu purtroppo il suo rapimento. Ne fu vittima lui e la consorte Dorighezzi. Ci volle molto tempo per superarlo. Uno dei modi per superarlo fu quello di parlarne francamente, senza peli, e di cantarne pure. E quando lo fece, cioè cantarlo, lo fece con la tenerezza di un pezzo scritto a quattro mani con Massimo Bubola. E fu Hotel Supramonte. E se vai all'Hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo. È una lettera vera di notte, falsa di giorno. Scuse, senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi, o sei perduta. Col tuo ordine discreto dentro il cuore. Il tuo amore, grazie al cielo, ho la bocca per bere e non è facile, grazie a te, ho la barca da scrivere, ho un treno da perdere. All'Hotel Supramonte, dove ho visto la neve.
passerà anche questa stazione senza far male. Passerà questa pioggia sottile come passa il dolore. Sentito il prodotto di una solida collaborazione di De André con un altro, era Massimo Bubola. Con Massimo Bubola c'è però un altro album importantissimo, che è L'Indiano, uscito nel 1981, che viene chiamato Indiano non perché si chiama Indiano, ma perché sulla copertina dell'allora Long Playing c'era il dipinto di un indiano Sioux a cavallo, sì. In realtà l'opera è tematica e parla chiaramente con parole di condanna per chi persegue politiche di oppressione delle minoranze, arrivando, come in realtà poi è successo, alla soppressione delle minoranze. Nella fattispecie gli indiani. Due. Nell'indiano c'è tra l'altro un episodio particolare, specifico, in cui lungo il fiume St. Creek fu soppressa da un reggimento di cavalleria un'intera tribù. La piccola luna di cui parlano le parole è il simbolo che in molte letterature viene adottato del preavviso della sciagura con dei fenomeni atmosferici o tellurici del tutto particolari. Fiume St. Creek. Thank you.
tregua. Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta a picco, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio di un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo delle sabbie. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi trovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. I pesci cantano sul fondo del San Crino. Sognai talmente forte che mi uscì sangue dal naso. Il lampo in un orecchio e l'altro il paradiso. Le lacrime più grosse, quando l'albero delle neve fiorì di stelle rosse. Ora i bambini dormono nel letto del sangue. Il sole alzò la testa alle spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. Terza freccia cercala sul fondo del San Pico. Ci sono presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta a picco, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio di un temporale. Ora i bambini dormono sul fondo del San Crino. Allora, e siamo alla fine. Noi abbiamo finito. Ecco, non chiedono il bis. Beh, se proprio dobbiamo andare avanti,
a detta di Fabrizio De André, la composizione più importante di un disco storico, il famoso volume 8, che fu scritto per gran parte a quattro mani con De Gregori, è una composizione per larga misura, anzi in tutto autobiografica, perché in essa De André parla di se stesso, uomo dell'alta borghesia, condannato a vivere in una società vacua fatta di divertimenti e sciocchezze, chiacchiere, mode, ma nulla di sostanzioso. E la composizione fa anche una sorta di mea culpa, soprattutto per la posizione del cantautore che fa autocritica sulla propria figura di artista impegnato. È, in parole povere, un vero e proprio autoritratto. È amico fragile. Della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti, valeva la pena divertirmi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo, per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, a regalare a piene mani oceani ed altre onde marinare in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità. Perché già dalla prima trincea ero più curioso di voi, ero molto più curioso di voi. E poi sorpreso tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora e un mese di te, lo sa che io ho perduto due figli, signora lei è una donna piuttosto distratta, e è ancora ucciso dalla vostra cortesia, nell'ora in cui io mio sogno, ballerina di seconda fila, agitava per chissà quale avvenire il suo presente di segni enormi, il suo cesareo fresco. Pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra. Arrivederci, mi sentivo meno stanco di voi, ero molto meno stanco di voi, potevo stuzzicare i pantaloni della sconosciuta fino a vederli spalancarsi la bocca, potevo chiedere a qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad alta voce di me.
potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedere come si chiama il vostro cane, il mio un po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle. Potevo attraversare infiniti di corallo per raggiungere un posto che si chiamasse arrivederci. Essere molto più ubriaco di voi. Chiudiamo prima di tutto con i ringraziamenti. Allora, prima di tutto ai ragazzi del parco che stasera sono stati veramente fenomenali, per cui un grande applauso a tutto lo staff del Parco Buzzaccarini. Due, a Lorenzo il nostro fonico. Tre, Giampiero Mentasti, voce narrante. Grazie, grazie. Piero Zucchini, tastiere. Io sono Francesco e un grande applauso da parte nostra a tutti voi perché siete stati bravissimi e pazienti fino adesso e ci avete ascoltato fino ad ora. E allora chiudiamo in bellezza e via, e via, e via, e via, e via. Con la partecipazione straordinaria, sì, sì, del pubblico. All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore, aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano i specchi d'avventura. La 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 la. Il vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame, e che se il vecchio dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzo il pane, perché diceva o se te ho fame. La 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 la. E fu il calore di un momento, poi è di nuovo perso il vento, davanti agli occhi ancora il sole, dietro le spalle un pescatore. Dietro le spalle un pescatore, e la memoria è già dolore. È già l'impianto d'un aprile, giocato all'ombra d'un cortile. La 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 la. Vennero in sella due gendarmi, vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. Dell'ultimo sole s'era assopito il pescatore, aveva un solco lungo il viso come una specie di
solco lungo il viso come una specie di sorriso. La 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 la. Grazie mille, grazie, grazie mille ancora, grazie ancora, grazie. Dai, no, no, attacca la musica. Dai, dai, visto che ce l'avete chiesto, dai. Fermo, no, fermo un disamista. Dai, seguiamo, chiudiamo. È una new entry. Scusa. Ah, ecco. E qui parliamo di temi seri, molto seri. Seri lo sono sempre tutti, ma questo in particolare. E quindi vi leggo la presentazione di De André. Non tutti gli individui conviventi in una micro o macro società sono disposti a trasformare il disagio in un sogno. Laddove la corsa del tempo spariglia destini e fortune, mettendoli a continuo confronto nella condivisione di uno spazio ristretto, nasce l'invidia. La disamistade, cioè la faida, nasce dal desiderio irrealizzabile di fermare il tempo e di eliminarlo per riportare il mondo ad un'ipotetica condizione originaria in cui tutti siamo uguali, siamo pari. La faida consiste nel paradosso di voler ammazzare l'ultimo assassino e l'autorità interviene quasi sempre a sproposito, giudicando frettolosamente in base a testimonianze equivoche, penalizzando innocenti che, scontata una pena ingiusta, diventano i nuovi luttuosi protagonisti della carneficina. In particolare, quel disamarsi di sangue da parte dei componenti di due famiglie è originato dalla costrizione nella convivenza all'interno di un esiguo territorio. Ma quella manciata di cose, quel piccolo paese con relativo tempio religioso, non rappresenta che il vetrino, la miniatura di più popolose società organizzate in territori ben più vasti. Parole di Fabrizio De André. Disamistade. Che ci fanno queste anime davanti alla chiesa? Questa gente divisa, questa storia sospesa, nea. La guerra del cuore.
misfa di brevi agonie sulla strada di casa. Uno scoppio di sangue e un'assenza apparecchiata per cena. Si domanda fortuna. Grazie ancora.